17:31, siamo ai caselli di Santa Rita di Militello. Vediamo quanto ci vuole a fare il più probabile percorso che porta a benzinaio più vicino e alla banca più vicina. Una persona non pratica del posto percorre questa strada. Molta gente che ha appuntamenti si ferma in queste aree di posteggio vicinissime allo svincolo. Infatti qua è uno dei primi posti dove ieri sono state effettuate delle ricerche. Chiunque abbia un appuntamento si incontra qui o lascia la macchina qua e procede con altra macchina verso altre destinazioni. Questa invece è la rampa che scende nella destinazione classica dell'autostrada, perché in realtà da alcuni anni esiste anche una seconda strada più breve ma non conosciuta da chi non è del posto. Quindi noi al momento facciamo la strada normale. Le frecce dicono di scendere di qua, quindi chiunque non è del posto farebbe questa strada. E anche tra questi boschi stanno avvenendo le ricerche in questo momento. Passato 1:35. E prendiamo la statale 113, dove qua vediamo già i vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche in queste campagne. Dopo 2 minuti siamo già in paese. Adesso vediamo quanto ci vuole arrivare al rifornimento e alla banca, visto che la prima ipotesi che si fa è che lei abbia effettuato questa uscita per mettere benzina e prelevare. Stiamo camminando a una velocità tranquilla, quindi quella che poteva tenere lei quella mattina. Il traffico diciamo che è lo stesso che si può incontrare di mattina, anzi forse è pure più intenso del solito, che di solito si incontrano poche macchine in queste zone. Ecco, se lei avesse portato il bambino all'ospedale perché magari durante il tragitto era successo qualcosa, era già arrivata all'ospedale che si trova esattamente qua. In caso contrario, dopo 2:50 già trovate il suo rifornimento. Dove poniamo potesse perdere 5 minuti? Saremmo a 7 minuti, non di più. Serviva una banca per prelevare, guarda caso l'unica banca della zona è proprio qua attaccata, vicinissima. Quindi poniamo che abbia perso 5 minuti e 3 minuti per prelevare, anche in questa banca non c'è mai gente, quindi non si perde tempo a fare file. Saremmo arrivati a 11 minuti, 4 minuti per tornare all'autostrada, non più di 14 minuti per fare tutta l'operazione. Adesso per tornare indietro useremo un'altra strada. Breve. Qui siamo alle spalle del rifornimento, quindi siamo sempre lì. E questa zona è proprio vicinissima allo svincolo. Ecco, il rifornimento è proprio qua e anche l'ospedale. Sono trascorsi solo 4 minuti, abbiamo già fatto tutto questo giro. Tra l'altro la differenza a livello temporale tra le due strade può essere di 40 secondi, di un minuto, non certo di più, essendo un tragitto breve. Comunque, vediamo anche l'altro tragitto possibile. Si sale di qui.
sottolineare che oggi c'è un po' più di traffico del solito. Di solito le strade da queste parti sono molto scorrevoli, quindi non si deve pensare che possa aver perso più tempo, appunto perché abbiamo incontrato delle zone trafficate o fossero presenti delle file. Questa è la rotonda dell'autostrada. Questo è il posteggio a 200 metri dall'autostrada. Abbiamo percorso l'intero itinerario in 7 minuti. Se sommiamo 4 minuti al rifornimento e 2 minuti al bancomat, arriviamo a 12-13 minuti. Quindi ci sono 8 minuti che non rientrano nei tempi previsti massimi per un'operazione del genere. Questo significa che lei probabilmente qui ha fatto altro o ha fatto anche altro.